Sallusti, no, Sallusti è un fratello medico, scusatemi. Quindi parla perché ha conoscenza. Allora, scusatemi. Prego. Bassetti. Ecco, allora, questi messaggi non vanno dati, perché è profondamente sbagliato, secondo me, dare questi messaggi. È evidente che ci sarà qualche giovane che è finito, che va in terapia intensiva, è successo anche da noi. Però, vede, qua si è sbagliato, e mi consenta che io da lei tante volte l'ho anche detto, completamente la comunicazione negli ultimi 7 mesi, perché la gente oggi che mi telefona e sa quanti mi telefonano che vogliono venire in ospedale, perché pensa che chi prende oggi il coronavirus prende una malattia che lascia delle conseguenze terribili e quando non te le lascia t'ammazza. Allora noi dobbiamo dire che siamo di fronte a un'infezione che tanto è più gestibile oggi, mi pare che i dati di letalità di questa seconda ondata siano di fronte agli occhi di tutti, basta guardarli e basta leggerli sul numero totale dei contagiati, molto diversi rispetto alla prima. Abbiamo la maggioranza dei decessi che riguarda le persone più anziane, le piangiamo, ovviamente nessuno dice che è giusto che muoiano le persone anziane, è evidente che però hanno delle fragilità che sarebbero state colpite anche per esempio da forme influenzali o altre forme infettive. Noi oggi però non possiamo dire che le nostre terapie intensive sono piene di giovani, perché sennò la gente si terrorizza e sapete cosa succede? Ma quello che sta succedendo oggi, che la gente al secondo dirlo. Giorno di febbre viene al pronto soccorso e non deve venire al pronto soccorso. No, io mi fido di allora, lei. Ci sarà ma una volevo chiederle parte. Perché non allora, è vero o questo. Perché non si può dire? Non è vero. Allora, è chiaro che oggi, avendo un numero significativo di contagi, ci sono anche delle persone giovani tra quelle colpite dal virus e alcune di loro hanno bisogno di un'assistenza più intensiva rispetto ad altre. Allora diciamolo, però dobbiamo anche dire che nel 93% dei casi questa è un'infezione che è gestibile, a domicilio e che con la collaborazione con la medicina territoriale e l'ospedale si possono gestire a casa. Perché sennò il risultato finale di una comunicazione terrorizzante che ha contraddistinto gli ultimi 5 mesi nel nostro paese, ogni giorno il bollettino dei morti, non siamo mai partiti dicendo quanti erano i guariti col coronavirus, partivamo quanti erano i morti, quanti erano quelli che avevano avuto le conseguenze. Allora, noi dobbiamo dire che questa è una brutta infezione, che però il mondo non finirà per il Covid, purtroppo come non è finito per molte altre infezioni nel passato.